allora io direi che possiamo cominciare. Io vi saluto, saluto naturalmente in particolare i nostri interlocutori, quelli che ci aiuteranno nella discussione di questa sera. Li ringrazio e ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa nostra iniziativa. Non è la prima volta, la prima iniziativa che la Fondazione Donna Cattin assume per ricordare il centenario della nascita di Aldo Moro. Abbiamo già presentato qualche mese fa il libro di Guido Formigoni, ma abbiamo ritenuto che prima della fine dell'anno, prima quindi della conclusione dell'anno centenario, fosse importante ritornare sulla figura di Aldo Moro in modo più articolato, in modo più completo, in modo più approfondito, non da soli ma anche insieme con coloro che, in particolare mi riferisco all'Accademia di Studi Storici Aldo Moro, che è qui presente con il suo presidente, hanno come scopo principale e fondamentale quello di studiare i problemi della società italiana alla luce del pensiero politico e della elaborazione culturale di Aldo Moro. E quindi per noi questa serata è una serata molto importante, anche perché la Fondazione Donna Cattin mette al centro della sua attenzione l'approfondimento delle problematiche della vita politica, sociale, culturale, economica del paese nel Novecento, e non c'è dubbio che la figura di Aldo Moro è una delle figure che hanno maggiormente caratterizzato la politica e la società italiana nella seconda parte del Novecento. Quindi dicevo, per noi è un'occasione, un momento particolarmente importante, particolarmente significativo, che contribuisce in qualche modo non soltanto a realizzare un ricordo, che contribuisce anche a costruire la cultura e il modo con cui la Fondazione Donna Cattin guarda ai problemi della società italiana e li studia, li approfondisce, li analizza. Io svolgo semplicemente il compito di moderatore del nostro dibattito, mi permetto soltanto molto brevemente di presentare i nostri interlocutori, che peraltro sono sicuramente noti a molti dei presenti. Incomincio con il professor Renato Moro, che sarà il primo ad intervenire. Il professor Renato Moro, oltre ad essere nipote di Aldo, ha studiato tutta un po' la sua esperienza di studioso, di professore, le problematiche del movimento cattolico italiano. Credo che molti dei presenti ricordino il suo fondamentale contributo allo studio sulla formazione della classe dirigente cattolica in Italia, e oggi coordina il gruppo di lavoro di ricerca storica su Aldo Moro presso l'Accademia di Studi Storici intitolata allo statista scomparso. Forse ce lo dirà lui, ma in particolare sta lavorando sugli anni giovanili, sugli anni della formazione giovanile di Aldo Moro, e uscirà su questo tema presto con I tipi del mulino, il suo contributo, un libro importante. Il secondo nostro interlocutore, il dottor Alfonso Alfonsi, che è il presidente dell'Accademia di Studi Storici Aldo Moro. Anche qui lui ci dirà, ma l'Accademia è stata costituita per promuovere la conoscenza del pensiero di Moro e in particolare per avere uno strumento di riflessione sui problemi dell'Italia contemporanea nel confronto con il pensiero di Moro, con la sua elaborazione, con la sua cultura. Gli altri sono interlocutori torinesi che noi naturalmente conosciamo meglio e conosciamo di più. Comincio con il professor Francesco Tramiello, emerito professore della
all'Università Torinese, studioso della storia del movimento cattolico, amico della Fondazione Donà Cattin, per la quale fa parte, del cui comitato scientifico fa parte, insomma, tante cose, autore di tanti libri, di tante ricerche, di tanti studi, e ancora oggi molto, diciamo, presente e attento alle nostre iniziative. Alessandro Parola, giovane studioso, collaboratore della Fondazione Donà Cattin, che si occupa, diciamo così, affronterà una tematica specifica. Lui ha curato qualche tempo fa la pubblicazione dell'epistolario di Carlo Donà Cattin. In questo epistolario ci sono lettere, scambi di lettere di corrispondenza tra Donà Cattin e i principali leader della politica italiana, tra cui naturalmente anche Aldo Moro. Quindi lui ci ricostruirà, sulla base prevalentemente di questo epistolario, i rapporti tra Donà Cattin e Aldo Moro, rapporti significativi e rappresentativi di una fase politica molto importante, su cui probabilmente, intervenendo per ultimo, ci intratterrà anche Guido Bodrato, che è un testimone, perché la sua azione politica si è intrecciata per un tempo abbastanza lungo con l'azione di Moro, e la sua, diciamo, il suo essere protagonista del dibattito interno alla Democrazia Cristiana ha visto un'interlocuzione sicuramente frequente e significativa con Aldo Moro. Queste le, diciamo così, le competenze che questa sera mettiamo intorno a questo nostro tavolo, e spero, sono sicuro che i loro contributi saranno molto importanti e ci consentiranno un approfondimento e una capitalizzazione anche delle tematiche che affronteremo questa sera per il lavoro futuro. Ancora grazie, e darei la parola al professor Moro. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito, e una scusa preventiva: io sono costretto a rientrare a Roma in serata per impegni domattina, quindi potrò restare, spero, fino alla conclusione dell'incontro di oggi, ma se così non fosse mi scuso in anticipo. Allora, io vorrei partire da una riflessione in questo anno di centenario sull'immagine comune che abbiamo di Moro. Da qualche anno stiamo vivendo una situazione felice di studi. Probabilmente dal 2008, con il trentennale della morte di Moro, il clima della ricerca storica è cambiato. Lo si deve in parte al lavoro dell'Accademia di studi storici Aldo Moro, presieduta da Alfonso Alfonsi, lo si deve, credo, soprattutto al fatto non solo della disponibilità finalmente di materiali di archivio di prima mano, ma al fatto che è emersa una generazione di studiosi completamente nuova, ragazzi che forse quando Moro è morto nel 1978 non erano neanche nati, e che quindi sono in condizioni di studiare Moro al di fuori dei pregiudizi e delle immagini del passato, e se avrete la pazienza di seguire il mio discorso capirete meglio che cosa questo significa. Di questa stagione la biografia che Guido Formigoni ha dedicato di recente a Moro, e che so è stata presentata qui proprio dalla Fondazione Donà Cattin, è sicuramente un frutto molto maturo. La mia domanda è però questa: a questa nuova stagione di studi corrisponde una consapevolezza collettiva, cioè corrisponde un'immagine diffusa, corrisponde quanto i media, la comunicazione ci raccontano di Moro? Direi che purtroppo no. Purtroppo l'immagine che ci viene in mente immediatamente di Moro non corrisponde a quanto la ricerca storica sta mettendo da parte. E qual è questa immagine diffusa? Beh, la prima immagine che viene in mente a chiunque pensi a Moro è quella del prigioniero delle Brigate Rosse. Ed è il caso Moro che ha attratto, infatti, e ancora spesso attrae l'attenzione prevalente.
c'è una serie sterminata di libri, di edizioni di documenti, di tentativi di ricostruzione dedicati al Moro. Abbiamo quindi una netta sproporzione dell'interesse, ma questa netta sproporzione, direi così, quantitativa, corrisponde anche a una netta sproporzione, io direi, qualitativa. Cioè, abbiamo assistito e assistiamo ancora oggi a una sorta di paradossale proiezione all'indietro, cioè conosciamo la tendenza a leggere Moro non partendo dall'inizio ma partendo dalla fine, come se la fine fosse l'elemento chiave che permette di interpretare tutto il resto. Seconda immagine diffusa di Moro, che questa è facile da ritrovare, l'uomo è il tessitore del compromesso scolito. Moro è stato l'uomo dell'apertura ai comunisti. In quest'anno di centenario noi tendiamo a dimenticare questo fatto, ma si può ricordare, non si può non ricordare, che Moro è stato uno dei leader più controversi della storia del paese. Ha avuto sostenitori appassionati, come ha avuto detrattori accaniti, è stato amato ed è stato addirittura odiato. Proprio per questo, perché è stato identificato come l'uomo dell'apertura ai comunisti, esecrato da lui, da alcuni, come l'architetto principale di questa ipostasi, esaltato dagli altri come la vittima sacrificale di una coraggiosa scelta politica e da tutti comunque visto come il simbolo della Prima Repubblica, il simbolo dei pregi e del dramma, viceversa, della crisi della Prima Repubblica. Insomma, è stato letto in una chiave interpretativa che nasceva dalle controversie già del centro-sinistra, poi della solidarietà nazionale, e che sono arrivate sostanzialmente fino a noi. Terza componente di questa immagine: per noi Moro è essenzialmente un politico, o meglio ancora, probabilmente un animale totalmente politico, un politico per eccellenza, come se il discorso su Moro debba cominciare e finire con l'azione politica. Allora, riflettiamo un momento. Naturalmente è doveroso ed è legittimo continuare a sentire il caso Moro come una ferita aperta, tuttavia 62 anni, quasi 62 anni, 55 giorni. Possono 55 giorni fagocitare interpretativamente tutto il resto come spesso avviene? Secondo, le interpretazioni contrastanti, positive, negative, di un grande leader politico della centralità di Moro sono inevitabili, ma sono assolutamente legittime naturalmente. Ma a un certo punto non dovrà venire il momento di superare giudizi pregiudiziali? Non verrà il momento in cui anche le nostre passioni civili debbono essere esercitate alla luce del sole e non al buio della non conoscenza o peggio della distorsione e del preconcetto? E così per esempio tutte le ricerche storiche recenti ci stanno dicendo che tra l'idea morotea della terza fase e il compromesso storico con i comunisti c'era una distanza più che sensibile, anzi probabilmente profonda, che quindi l'idea, vuoi positiva, vuoi negativa, che Moro fosse l'uomo dell'apertura ai comunisti, è un'idea a dir poco riduttiva. Terzo, Moro tutto politico. C'è sempre un episodio della storia di Moro che a me è sempre risultato emblematico. L'hanno raccontato in vari. La sera prima di essere rapito dalle PR, Moro venne trovato dal figlio Giovanni, era l'una di notte, in petto a leggere. Cosa leggeva? Leggeva uno dei classici della teologia del Novecento, un libro di un protestante, Il Dio Crocifisso, di Jürgen Moltmann. Per chi non conosce Moro è un fatto sorprendente, per chi lo conosce è invece un fatto assolutamente comprensibile.
ma la domanda è come poteva un politico impegnato come era in quel momento Moro in una difficilissima trattativa di formazione di governo cercare prima e trovare poi il tempo per questo tipo di esigenze. Allora questo ci suggerisce che dietro la figura di Moro c'è una realtà più complessa e c'è da chiedersi se in fondo questo politico di professione fosse veramente solo ed essenzialmente un politico di professione. In fondo Moro ha rivendicato sin da giovane l'importanza di un ruolo che si collocasse, lo recita il titolo del suo articolo famoso, al di là della politica, e soprattutto Moro ha accettato sempre con molta riluttanza e sotto forti pressioni di rinunciare alla sua carriera universitaria, che ha continuato fino alla fine facendo lezione regolarmente ai suoi studenti, ha vissuto a lungo l'impegno politico come transitorio, ancora dopo essere stato costituente era convinto di tornare a fare l'avvocato e soprattutto ha pensato più volte negli anni 60, dopo la fine dell'esperienza di governo di centrosinistra e poi negli anni 70 in un'altra occasione, seriamente a lasciare la politica. Allora credo che se in occasione di questo centenario si vuole davvero onorare la memoria, dobbiamo cominciare a conoscere un Moro diverso, liberandolo innanzitutto, almeno in questo senso, dal carcere delle Brigate Rosse e quindi mettendo sullo sfondo il dramma che ha accompagnato la sua fine, superando per quanto è possibile le vecchie contrapposizioni e cercando semplicemente di capire che cosa Moro ha veramente detto e che cosa Moro ha veramente scritto, e terzo, che naturalmente occorre occuparsi di lui come di un politico, ma ricordarsi che Moro è stato anche un intellettuale cattolico in primissimo piano, è stato un giurista, è stato un cristiano ed è stato un uomo. Perché poi a fare un politico credo che conti molto anche un mondo di affetti, di mentalità, di relazioni private che solo l'esperienza personale può raccontare. Allora, che cosa possiamo dire di questi aspetti di complessità e di originalità di Moro? Avete sentito, io sto lavorando a una biografia del Moro giovane, cioè del Moro fino all'impegno politico, nella scelta di entrare alla Costituente nel 1946. Che cosa esce fuori da questa analisi? Allora, innanzitutto un punto, dobbiamo ricordare, e viene dimenticato spesso, che questo leader nazionale della DC e questo leader internazionale, perché Moro è stato come Presidente del Consiglio e come Ministro degli Esteri uno dei rappresentanti più importanti della politica internazionale del nostro paese, è stato un uomo che veniva dalla provincia e che veniva dal sud. Veniva da una famiglia di piccola borghesia meridionale, una famiglia di maestri, a loro volta figli di maestri, tra Salento, il padre, e Calabria, la madre. Una formazione meridionale e provinciale colorata però di elementi di modernità. Il padre era stato uno dei maggiori esperti di scuola elementare, soprattutto di scuola agraria e di scuola rurale in Italia. La madre era una maestra convinta assertrice dell'emancipazione femminile. Scriveva su giornali, teneva conferenze. E ad unire i genitori di Moro fu una passione umanitaria, il riformismo di mezzo secolo, l'emancipazione attraverso l'educazione e la scuola del mondo dei contadini meridionali. Allora, questa meridionalità di Moro è importante per capire, secondo me, molti aspetti della sua personalità. Come i suoi genitori, Moro è sempre stato convinto che la scuola fosse un'occasione per riunificare l'Italia e per emancipare le classi più povere. Come tanti meridionali, Moro non ha fatto l'esperienza della resistenza e anzi ha avuto con l'Italia di CLN un impatto decisamente difficile. È stato uno degli interpreti più profondi della protesta del Sud contro il vento del Nord. Ha votato repubblicano nel 1946, ma comprendendo fino in fondo anche le ragioni dei monarchici, soprattutto, questo è il punto che
vorrei sottolineare. Quest'uomo che veniva dal sud, che si era formato nel sud, che considerava il sud come una riserva positiva e importante, si è portato dietro una convinzione che non ha mai abbandonato, cioè della necessità dell'equilibrio del paese. C'è una testimonianza di Beniamino Andreatta, che pure mi ha molto sempre colpito. Moro si esprime da sull'Italia con questa metafora: il paese è come un castello di carte, si può cercare di costruire un ulteriore piano, ma bisogna appoggiare le carte con grande delicatezza e trattenere il respiro, altrimenti crolla tutto. Moro ha sempre tenuto presente il valore di quella parte d'Italia che poteva sembrare meno avanzata culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente, ma che non poteva e non doveva essere dimenticata, pena il fallimento complessivo. Cioè Moro è stato un uomo, un politico che ha ricordato sempre l'esistenza di un paese profondo, cioè del fatto che l'Italia non poteva essere ridotta alle avanguardie sociali, politiche, intellettuali dei grandi centri, Roma e Milano, che c'era una parte fondamentale di paese che andava capita e portata sul terreno del progresso. Secondo elemento che viene da questa formazione, il rapporto con la fede religiosa. Moro, lo sappiamo tutti, è stato un uomo di profondissima religiosità, è stato rapito dopo essere andato a fare una riunione quotidiana in chiesa. Però Moro è stato anche uno degli uomini di cultura più laica espressi dal cattolicismo italiano. La famiglia di Moro non era cattolica, in qualche modo Moro ha vissuto la laicità già nella sua stessa famiglia, l'ha vista praticare tra un padre che era laico, non anticlericale, ma certamente critico di ogni forma di dogmatismo di fede, e la madre che invece era religiosissima, animata da un cristianesimo aperto però alla realtà terrena e al contributo che poteva venire da ogni esperienza culturale diversa. Quindi Moro, già prima di diventare un membro della FUCI, quindi della Federazione Universitaria Cattolica, ha un'esperienza di credente che vive come sforzo di apertura all'umano, rifiutando ogni contrapposizione con il mondo laico. L'atteggiamento di Moro su questo punto è sempre stato sostanzialmente il medesimo. Cercare una verità profonda che metta insieme posizioni lontane e talvolta antitetiche tra di loro. Non partire dal dogma, ma partire dai problemi di tutti, dall'esperienza quotidiana, dalla vicinanza del cristiano all'altro uomo. Allora in Moro i due versanti, quello religioso e quello laico, non saranno mai contraddittori, non saranno mai disgiunti, ma saranno sempre indipendenti. Ci sono stati tanti altri leader cattolici che hanno cercato una sintesi tra dimensione religiosa e dimensione politica. Moro questa sintesi non l'ha mai cercata, e non per scarsa consapevolezza, ma per la radice laica del suo atteggiamento e della sua politica. Credo che qui sia un altro elemento della modernità. Terzo elemento che viene da questi studi: Moro porta con sé, dalla sua esperienza giovanile, un'idea di identità comune e non conflittuale di un'intera generazione. Io ho lavorato di recente sulle carte personali di Moro e ho trovato centinaia e centinaia di lettere che Moro, militare, tra 41 e 43, si è scambiato con decine e decine di corrispondenti, fucini, commilitoni, universitari delle università pugliesi. Noi conosciamo abbastanza bene il mondo dei resistenti al regime, di quelli che hanno sfidato il carcere per opporsi alla dittatura, e conosciamo abbastanza bene anche il mondo di quelli che si sono illusi, che hanno creduto alle parole d'ordine del fascismo. Questi ragazzi si sono mossi in un'ottica completamente diversa. Se un marziano scendesse sulla terra e leggesse tutte queste lettere, tranne uno strano numero, 12°, 11°, 10°, accanto alla data,
l'anno dell'era fascista, non troverebbe nessun riferimento a Mussolini, nessun riferimento al partito, nessun riferimento al fascismo. L'unico riferimento che qualche volta si fa è: senti, per favore, mi puoi spedire il certificato di iscrizione al GUF, il gruppo universitario fascista, perché mi serve per il concorso all'INPS. Questi ragazzi non avrebbero mai fatto azione clandestina antifascista. Lo ritengono qualcosa di sleale verso un paese verso il quale si sentono in qualche modo ancora legati da un vincolo di fedeltà, però non si auspicano la vittoria, vogliono la pace, arrivano addirittura a pregare per tutti i ragazzi che come loro combattono anche dall'altra parte, riaffermano che i loro ideali sono lontanissimi da quelli che chiamano la massa. Chiaramente queste lettere sono sottoposte alla censura, quindi non si può essere più espliciti. Quindi non fascismo, nemmeno antifascismo, ma una generazione che è altrove, portatrice di un rifiuto prima morale piuttosto che politico dei valori fascisti. Allora però questa generazione si sente unita da un'esperienza comune, che è l'esperienza della guerra e della sconfitta. E questa generazione comune, che avrà tanta difficoltà, questa è una storia che in parte gli storici devono ancora raccontare bene, nell'accettare la democrazia dei partiti antifascisti dopo la guerra, questa generazione però arriverà a un impegno civile vissuto come qualcosa che non può dividere una generazione che ha fatto questa esperienza. Alla fine Moro arriverà alla DC, ci arriverà dopo un itinerario lungo e complicato, ma ci arriverà non perché la DC è un approdo naturale per ogni cattolico, ma ci arriverà con una necessità politica, elaborerà una complessa riflessione sul ruolo di centro, quindi di somma e riassunto dei valori diversi e contrapposti della destra e della sinistra che la DC può rappresentare. Moro è uno dei pochi di sua generazione che studiano De Gasperi e Sturzo, ma è anche uno dei pochi che studiano Croce e studiano Silone come se fossero De Gasperi e Sturzo. E questo aiuta a capire il ruolo di Moro alla Costituente. C'è una citazione di Moro che vorrei, molto breve, vorrei rileggerli. Del Moro Costituente, naturalmente. Se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi come siamo, da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato, e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri. È esattamente questa esperienza generazionale fatta in comune. Un quarto rapidissimo elemento: Moro è stato un politico dello studio. Qui un mio ricordo personale. Io lo ricordo l'estate a Terracina, vivevamo vicini a lui. Io l'ho visto passare ore e ore su un terrazzino di fronte al mare, immerso nella lettura di mucchi di giornali che arrivavano alle sue ginocchia. Che cosa leggeva? Le manovre della politica? Certamente anche, ma essenzialmente io capivo che era lo sforzo di intendere una società complessa e disarmonica che in qualche modo egli cercava di interpretare. Anche qui una citazione brevissima. Nel 1974, un partito che voglia guidare non può non capire, non può non seguire, non può non farsi carico di tutto quello che è alle sorgenti della sua funzione politica, la realtà concreta degli interessi, dei valori, dei pensieri, degli ideali nella quale si muove il cittadino come protagonista della vita politica. In questo centenario, in che modo, diciamo, Moro conta nella storia del nostro paese? Certamente è stato uno dei grandi artefici di ciò che siamo, ha contribuito alla Costituzione, ha contribuito al miracolo economico,
ha contribuito alla società aperta dei movimenti sociali degli anni 60 e 70. Ma io direi di più. In un'epoca in cui la politica tende alla semplificazione, lo sappiamo tutti, invece Moro ci ha testimoniato il valore di una politica della complessità. In un'epoca in cui i fanatismi e i radicalismi religiosi sembrano innalzare muri invalicabili, in cui storici steccati tra credenti e non credenti sembrano riaffacciarsi quando li credevamo superati, Moro ci ha ricordato, da credente impegnato in politica, che i cattolici non sono portatori in politica di alcuna verità esclusiva. In un'epoca di difficoltà della politica, lo sappiamo bene, ha spiegato come pochi il valore e la crisi della politica stessa. In un'epoca di distacco tra istituzioni e mondo giovanile, ha sempre manifestato la straordinaria attenzione ai giovani e ai problemi della loro educazione come anticipazione essenziale al futuro. Credo che sia questo il modo che dobbiamo riscoprire come ricchezza per il presente e per il futuro del nostro paese. Grazie al professor Moro e diamo la parola al dottor Alfonso. Allora, io innanzitutto voglio unirmi a quello che diceva Renato nei ringraziamenti alla Fondazione Don Accattem per l'idea di questo incontro, per averci invitato a partecipare e a comparire come organizzatori, ma avendo poi organizzato magnificamente tutto quanto. La ringrazio anche per il titolo che ha proposto l'incontro, Aldo Moro, la politica interprete della società. E io cercherò di svolgere qualche elemento di riflessione su questo punto, che è stato toccato anche da Renato Moro verso la fine del suo intervento. Moro sembrerebbe aver interpretato la politica, la possibilità di incidere sulla realtà, fortemente alla capacità di interpretare la realtà e non di sovrapporgli schemi ideologici, lo ricordava, non di sovrapporgli semplificazioni schematiche, ma anzi affrontandone con coraggio intellettuale e passione la complessità. Quindi Moro aveva esercitato in qualche modo quella che viene chiamata, Mill ha chiamato, immaginazione sociologica. Che cosa vuol dire? Cioè aveva un'interpretazione della società che ha influenzato la sua vita e ha influenzato la sua attività. Io non sono uno storico di mestiere, faccio il sociologo, poi la passione per Aldo Moro che esercito con i miei colleghi e amici nell'Accademia Aldo Moro, e vorrei condurre questi elementi di riflessione utilizzando alcuni strumenti, anzi, diciamo così, fornendo qualche spunto che è derivato da un'attività che abbiamo fatto, utilizzare strumenti della sociologia della conoscenza per leggere i discorsi di Aldo Moro, per leggere i suoi interventi, ricercando in questi quelli che vengono chiamati dei frame cognitivi. Che vuol dire? Vuol dire quelle strutture ricorrenti nel discorso di Aldo Moro che strutturano dei quadri di interpretazione. Allora io proverò a dare qualche esempio di un lavoro molto più vasto in cui ho collaborato altri colleghi come il direttore dell'Accademia Luciano D'Andrea, che ci hanno portato a raccogliere, ordinare, a cercare di vedere come si potevano organizzare e strutturare dei temi di che cosa vedeva Moro nella società, come vedeva la politica
e in qualche modo l'interazione tra entrambi i punti. In primo luogo, abbiate pazienza, ma dovrò fare solo delle citazioni molto breve, che hanno dietro, come dicevo, una raccolta molto ampia. Innanzitutto, in Moro appare una visione della società come società di massa. Il termine massa viene usato molto spesso da Aldo Moro fin dall'inizio: masse popolari, masse di popolo. Una società quindi studiata, analizzata, vista da tutti gli studiosi delle trasformazioni del secolo scorso, però non massificata, cioè in cui le masse di popolo hanno una forte attitudine ad essere protagoniste sulla scena sociale. Già nel 1945, e in contrapposizione con ciò che avveniva nel fascismo, Moro dice che le masse sono una cosa seria quando cessano di essere strumenti di manovra e si riconducono alla loro sostanza umana, ma ancora nel 1963 sono protagoniste della nostra storia, sono espressione di una società varia e libera, e siamo nel 1974, in cui si affermano i diritti di tutti e la giustizia. Quindi una seconda struttura è che questa società in cui, di massa, ma non massificata, cioè non omogenea, come era stata peraltro in quegli anni pensata anche da autorevoli studiosi della società di massa, è quindi complessa, multiforme, ma anche caotica. Quindi è fortemente articolata al suo interno, è soggetta a un continuo dinamismo e quindi inevitabilmente anche sbilanciata. Quindi la descrive, sono sempre sue parole, come una società sempre in movimento, nel 60, caratterizzata da strozzature, scompensi, dislivelli, cioè si accentua nei momenti di elemento problematico, in ebollizione, inquieta, siamo agli anni 70, multiforme, a volte anche diseguale e contorta. Ma questa società con i suoi elementi problematici ha in qualche modo, sembrerebbe avere un primato. Per Moro la società pare avere un primato rispetto alla politica e anche allo stesso individuo colto come singolo. Viene descritta infatti come portatrice di una grande ricchezza di energia, come un'attentità che a differenza del singolo basta a se stessa, perché il singolo è nella società che trova un suo compimento, ma anche gelosa della sua autonomia, dotata di una spontanea forza creativa, e qui siamo nella fine degli anni 60. E in qualche modo la società per Moro è anche fonte primaria di valori comuni. In un famoso discorso del 69 parla anche del fatto che una legge morale tutta intera sta emergendo dalla società in questi tempi. Come ho detto, Moro vede questo dinamismo sociale anche nei suoi aspetti problematici, ma c'è un'altra struttura che ricompare costantemente nei suoi discorsi, che è quella del fatto che il cambiamento ha un carattere alla fine positivo, un valore, e questo nonostante i suoi aspetti problematici, che vanno affrontati ma che non devono offuscare una visione più profonda. Ad esempio nel 68 parla dell'emersione di un'Italia nuova, cresciuta, più matura, più mossa ed esigente. C'è spesso questa esigenza, questa richiesta, questa sollecitazione che viene dalla società, più ricca e viva, dice nel 74, dell'Italia più o meno bene assestata del passato. E infatti, in qualche modo, quello che è da temere è l'immobilità sociale, sono sue parole, il prevalere del bisogno di sicurezza sul desiderio del nuovo. Come vedremo, come poi illustrerò, l'esigenza della riconduzione a equilibrio di questo dinamismo è un'esigenza fondamentale, ma non deve essere fatta a spese della
del dare la possibilità al nuovo di emergere, al dinamismo della società di dispiegarsi. C'è un elemento importante, Moro esamina la società moderna, la società industriale, ma ne coglie anche quegli elementi che stanno portando a quella che poi verrà chiamata la società postmoderna, cioè vede quegli elementi, a parte che utilizza in alcuni scritti del 69 il termine società post-industriale emergente, è un termine che Turenne, per esempio, e altri proprio in quegli anni stavano facendo diventare corrente. Parla di una grande svolta degli anni 70, nelle forze della quale si è passati da una, sono parole sue, da una società per così dire verticale ad un'orizzontale, con potere diffuso e disperso. Quindi elementi che vengono trovati di questa maggiore dispersione sociale nel potere, e Moro li riconosce come elemento particolarmente importante e inquietante, e notando anche nel 65 che ogni atteggiamento umano nel suo tempo assume una dimensione che provoca una risposta, una risonanza sociale. E allora rispetto a questo, vado al secondo punto, il ruolo di servizio della politica ha un carattere peculiare per Moro, perché il ruolo della politica è limitato ma essenziale, e anzi proprio nella sua limitatezza trova la sua essenzialità. Vorrei leggervi un brano del 47, dice che la politica rappresenta la trama delicata delle azioni che riguardano il bene comune, e per quanto così semplicemente definita appare qual è una grandissima cosa. E in questo c'è anche una contrapposizione nel momento a una delle critiche che Moro fa in quegli anni al potere negativo della politica, riferendosi all'esperienza fascista, in cui questo potere negativo e distruttivo si sostanzia proprio nel suo tentativo di invadere la società, di sovrapporti. Per Moro per il fascismo la politica fu artificiosamente piegata a comprendere tutto, e quindi proprio perché era piegata a comprendere tutto, in tutta la vita fatta politica non corse più un palpito di umanità vera. Quindi questo in contrapposizione, ma ancora negli anni 60 Moro parla dei rischi presenti della politica. È interessante che usa spesso metafore di carattere minerale per questi rischi. Parla di un rischio della cristallizzazione della società in forza di una cattiva politica, a causa dell'immobilismo della politica, parla addirittura di una pietrificazione del potere come rischio fondamentale. Ma positivamente invece per Moro la politica può essere vista su due assi che abbiamo riconosciuto, sempre con strutture che ricorrono molto spesso nei suoi discorsi. Uno è quello di sostenere il pluralismo sociale. La politica infatti, per esempio, dice nel 69, deve garantire il libero gioco delle forze creative e rispettare il nuovo modo di essere la società, e però insieme a questo deve fare una sintesi delle istanze sociali, questa delicata tessitura di un ordine rispetto al dinamismo, ma rispetto anche agli scompensi e agli squilibri che questo provoca. E per esempio dice che nel 66 che la politica è chiamata a ordinare, stimolare, concedere, graduare, se necessario negare, perché tutte le domande della società devono essere tra loro con difficoltà armonizzate. Per Moro la politica deve avere anche un carattere inclusivo, i partiti devono costituirsi ad immagine della società, dice nel 73, in modo da riflettere, invece che un'astratta società politica, una società reale.
e per questo naturalmente quindi nessuno per l'attività politica dovrebbe essere, come lui dice, ai margini, nessuno escluso dalla vitalità e dal valore della vita sociale. Ci sono altri tratti su cui non mi soffermo, come quello della più intuitivi, come quello della negoziazione e del dialogo, come la vera arma della politica, come dice nel 62, o la compatibilità come criterio fondamentale dell'azione politica. Una caratteristica abbiamo trovato nel discorso di Aldo Moro, così come viene strutturato con questi quadri di riferimento, è la continua tensione tra visioni di lungo periodo, un grande respiro strategico e la consapevolezza della fatica di costruire poi intorno a questo la possibilità, il consenso, anche la insofferenza che questo lavoro quotidiano di volte porta. E quindi, mi avvio a concludere, abbiamo trovato come la natura dinamica possa rappresentare il rapporto tra politica e società. Se la società cambia continuamente, anche la politica deve continuamente cambiare. E quindi il compimento della democrazia, come a volte dice Moro, è un processo mai soddisfatto di se stesso, no? Moro dice, per esempio, nel 69, che il potere politico si trasfigura in autentica democrazia solo quando si misura con la società, e di nuovo la sua citazione, in un confronto quotidiano ed impegnativo. La vita politica non è un'esercitazione sui quadri, gli dice nel 72, ma un severo confronto con la realtà. Questa realtà sociale che a volte Moro definisce incandescente per la sua pregnanza. E quindi un rischio che Moro ha individuato, ha descritto, soprattutto a partire dalla fine degli anni 60, ma di cui ci sono le tracce ricorrenti anche prima, è quello di una gap, di una divisione tra politica e società, nei termini di una crisi della politica che è proprio una crisi di interpretazione, cioè la difficoltà ad interpretare l'accelerazione e la trasformazione sociali e l'incapacità di stare al passo con queste interpretazioni. Faccio brevemente alcuni esempi. Se nel 51 parlava di una nuova dimensione sociale della storia umana alla cui pressione non è possibile sottrarsi, nel 60 Moro parla di una nuova realtà di libertà e di progresso che caratterizza le moderne società e che può essere ostacolata, avviluppata o frenata per un momento, ma dice riprende sempre posto contro ogni ingiusta compressione. Nel 64 parla del fatto che si fa strada come una forza dirompente l'uguaglianza, che la società italiana è scossa da una spinta innovatrice. Naturalmente questo è un momento difficile, di sommovimento, in cui ci sono nuove aspirazioni a cui bisogna andare incontro. E ancora si richiama alla ricchezza di vita propria di una società che tende ad assestarsi, rinnovata ad un più alto livello e costantemente. Adesso questo sforzo di andare a un livello più alto, sempre di più, siamo nel 67, nel 68, riconosce aspirazioni complesse, confuse, veementi. Nel 68, quando si parla addirittura di tempi nuovi che si annunciano, di una volontà di tutti di contare di più, di essere maggiormente riconosciuti, riconosce un vorticoso succedersi delle rivendicazioni, l'ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze dell'intera umanità. E quindi questa nuova umanità che nasce, secondo Moro, sono sue parole, ha un travaglio doloroso. Ecco, rispetto a questo, e questa è la considerazione con cui vorrei concludere, si può, ho fatto solo un esempio, ci sono
un'articolata descrizione di queste strutture, ecco, c'è un richiamo che io credo possa interessarci non solo come conoscenza intellettuale, ma anche come tensione civile. E nel momento in cui si trovano le più difficili condizioni, le più forti dissonanze nella vita civile, da un lato occorre guardare, interpretare, non come ha fatto Moro, che interpretava la sua società e la sua epoca, ma in qualche modo, se vogliamo, con i suoi occhi, con il suo attitudine e atteggiamento a che cosa e dove potrebbe cambiare, e dall'altra parte assumersi la responsabilità di sobbarcarsi la fatica dell'interpretazione, ma poi anche la fatica spesso ingrata della ricomposizione della produzione di un'unità, appunto di quella delicata tessitura di una trama che proprio perché delicata è un grande compito e responsabilità. Ecco, questo è un piccolissimo accenno a qualche suggestione che ho voluto dare. Vi ringrazio. Grazie, dottor Corsi. Adesso la parola al professor Tramiero. Grazie. Ringrazio molto la Fondazione Alcantelli di questo invito e il pubblico presente. Prendo la parola di questo certo imbarazzo per due principali motivi. Questo è il terzo. Il primo è che effettivamente, come avevo previsto, non mi trovo a mio agio in questa sistemazione di tipo talk show. Non sono molto abituato a parlare stando seduto sulla poltroncina. Amo i tavoli, forse è un riflesso condizionato della mia lunga militanza di professore e di studioso. C'è però anche un secondo motivo, e cioè che io non sono, come gli amici che mi hanno preceduto, un esperto, un conoscitore approfondito della figura e della vita di Moro. Naturalmente la figura di Moro ha accompagnato una parte molto rilevante della mia esistenza e anche, diciamo, dei miei studi, però non ho questa costituisce uno dei fuochi, diciamo, del mio lavoro di ricerca, come lo costituisce per Renato Moro e per Alfonsi. Quindi il mio discorso rischia di essere un po' sfasato, un po' più, diciamo, generico. Tuttavia ho accettato volentieri questo invito, anche perché mi ha costretto a fare i conti, diciamo, più direttamente con la vicenda Moro, vista nella sua prospettiva biografica e politica, di biografia politica, che però, come ha detto Renato Moro giustamente, non è riducibile alla biografia politica, e mi ha costretto a ritornare a rivedere un po' di testi da filologo, diciamo, da chi è abituato a confrontarsi con dei documenti. Questo è il mio mestiere, è un vizio che ho alimentato e seguito durante una buona parte della mia esistenza. Quindi mi sono messo su un sentiero che non è poi molto dissimile da quello di Alfonsi, con alcune varianti. Sono partito, diciamo così, da un interrogativo che mi frullava per il capo da molto tempo e che non dico di aver risolto, ma che offre, credo, qualche spunto di riflessione a noi, a me e a voi in questo momento. Come mai, mi sono chiesto, Moro era famoso, ma forse lo è ancora, per l'oscurità del linguaggio.
se uno apre e va a leggersi i testi di Moro, si accorge invece della nitidezza del suo linguaggio. Non è affatto vero che il suo stile sia uno stile involuto, fumoso, che è portato piuttosto a nascondere le cose che a rilevarle, anzi, se c'era uno che diceva le cose forse anche troppo schiettamente, soprattutto in qualche momento, era proprio Aldo Moro. Ma c'è un motivo, secondo me, c'è un motivo storicamente rilevante, e cioè che il linguaggio di Moro assomiglia molto alla sua personalità, è la sua personalità. Ciascuno di noi, ben sappiamo, incominciare dal sottoscritto, si esprime com'è, e quindi nel momento in cui si esprime rivela anche lati nascosti, profondi, se vogliamo subconsci, della personalità. Ora, la mia conclusione a questo proposito, che mi permetto di riproporvi, è che il linguaggio di Moro appare oscuro perché è inconsueto, cioè perché Moro non usa un linguaggio, tendenzialmente non usa un linguaggio banale, ha un suo vocabolario, e farò subito qualche esempio, ha degli obiettivi ben precisi, quindi quando parla si vede benissimo oggi a rileggerlo che cosa voleva dire e dove voleva andare a finire, cosa fondamentale che lo distingueva da molti altri politici, sia ben chiaro, ma è anche un modo in cui Moro si distingue, cioè la difficoltà di capire, che allora soprattutto venne messa in risalto dai giornali, ricordo i commenti che ci furono sulla stampa dopo il congresso di Napoli, quello famoso in cui parlò per 3 ore, non so quanto, più di 3 ore, molto più di 3 ore, che sono sbagliato, quindi comunque un discorso famosissimo, perché doveva in un certo senso convincere la Democrazia Cristiana di quali fossero le ragioni fondamentali per cui doveva essere operata un'apertura a sinistra, questo era l'argomento non piccolissimo che si proponeva Moro, e cioè l'apertura dell'alleanza con il Partito Socialista. In quell'occasione tutti dissero ma non si è capito niente, sui giornali mi ricordo ancora nettamente si insistette su questo fatto, grande fumo, molte parole, ma in sostanza i problemi erano nascosti. No, i problemi di Moro sono oggi, possiamo dirlo, affrontati chiaramente, soltanto che sono affrontati in termini non consueti. Moro è interessante, raccolto anche io un po' di documentazione, utilizza dei termini che non sono così evidenti, che sono in sé evidentissimi messi nel loro contesto, ma che non sono di uso molto comune nel linguaggio normale. Oltretutto Moro è anche uno scrittore di articoli di giornale, ciò che spesso viene dimenticato, ma non è così, il suo è un linguaggio che oserei dire, oltre che personale, raffinato, che dimostra anche una stratificazione culturale non tanto comune, oserei dire, in una classe politica che pure aveva personaggi di grande calibro, parliamoci chiaro, dico dal punto di vista culturale. Quindi questo elemento mi induce a dire che questa apparenza di oscurità derivava dalla originalità del suo linguaggio, di cui faccio subito alcuni esempi. Ho raccolto un po' di materiale, ma mi limiterò a qualche caso naturalmente, che ha però a che vedere direttamente con i problemi dell'uso politico, diciamo, del linguaggio, di un linguaggio particolare. Anzi, cambio leggermente rotta. Riferendomi al titolo che è stato dato a questo nostro incontro, c'è già da fare un'osservazione interessante, perché questo incontro è stato intitolato, molto giustamente, La politica interprete della società. Ora, mi pare di aver verificato che Moro
per esempio, utilizza moltissimo la diede società politica, società civile, che è, per quanto riguarda la società civile, ha tutta una storia, ma il termine di società politica non è così comune, perché normalmente si dice Stato. Ora, secondo me, quando Moro parla di società politica, non ha in mente necessariamente lo Stato, ha in mente il sistema dei partiti, ha in mente le relazioni che si intrecciano a livello politico, ha in mente anche altri poteri, che sono poteri politici, perché sono poteri di guida e di interpretazione della società, però, ma che non sono necessariamente lo Stato. Un altro esempio invece più specifico che voglio fare lo trago dal suo intervento, secondo me illuminante, al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana del 16 gennaio del 1969, sottolineo la data, siamo all'indomani del 68, gennaio del 69, che potremmo chiamare il discorso dell'opposizione, cioè il momento in cui Moro dichiara ai suoi colleghi di partito, e in particolare del gruppo in cui si era fino allora identificato e riconosciuto, che passa all'opposizione. E passa all'opposizione perché ritiene che dentro il partito si debbano, deve essere dato più spazio e deve essere iniziata una dialettica politica e una discussione che comprenda tutte le forze, le aree della sinistra democristiana. Infatti da quel momento poi Moro diventa referente della sinistra. Vedasi Moro Blancatelli, tanto per restare in casa nostra in cui siamo. Ma non è questo che mi interessa. Mi interessa toccare due punti che mi sembrano rivelatori. Qui in questo discorso ritorna con una notevole frequenza il termine intuizione. Vi è una intuizione nuova e più penetrante della condizione umana e dei giusti rapporti sociali, dice, con riferimento al 68. Quindi niente, non c'è, diciamo, non solo non c'è traccia di demonizzazione del 68, ma c'è il riconoscimento che nel 68 esiste dentro il 68, abita, diciamo, nell'animo del 68 questa intuizione. Poi uso altre volte frequentemente questo discorso il termine intuizioni, le grandi chiede dentro il partito un confronto che si basi sul dibattito politico, il richiamo alle grandi idee, il confronto tra le tesi che prospettano le diverse intuizioni che stanno dentro il partito. Poi ancora più avanti dirà una frase che veramente c'è da prendere con ammirazione ma anche stupore. Dice: occorre, per raggiungere le finalità che un partito come il nostro si propone, occorre procedere, mettere in campo un'intuizione originale che abbia forza emotiva ed una propria ragione di prevalere. E questo termine intuizione, perché insisto tanto? Perché mi pare, per esempio, che non sia chiaro, non appartenga al linguaggio politico italiano la parola intuizione. Io vedo nell'intuizione, come nell'uso di intuizione che Moro fa della parola intuizione, una contrapposizione, non so quanto cosciente, ma qui Renato mi potrà correggere, al concetto, all'ambito semantico invece usatissimo nel linguaggio politico, che è ideologia. L'intuizione di Moro non è ideologia, è qualcosa di più e qualcosa di meno, e non è nemmeno una grande idea che sgorga, non ha un significato, diciamo, di più comune, per cui l'intuizione viene quasi identificata con un essere illuminato da qualcosa che viene dall'esterno o una brillantezza di visione. È un guardare dentro, è un intuire, ma nel senso direi propriamente semantico, filologico del termine. Quindi il discorso di Moro non si muove, diciamo,
nell'ambito di un rapporto di ideologie, cioè di dottrine costruite, diciamo che formalizzate architettonicamente. Si muove all'interno di un discorso tra intuizioni che lui dice diverse intuizioni, e perfino in riferimento alla propria cultura, che è la cultura cristiana, che è una cultura cattolica, dice l'intuizione cristiana dell'uomo, dice a un certo punto, non dice la dottrina della Chiesa riguardante il mondo, dice la intuizione cristiana. Guardateci, mi pare che in questa utilizzo di un'espressione venga fuori molto una personalità, viene fuori un personaggio che ha, come è stato detto molto bene da Renato, una sua formazione che non è così comune, che lo costituisce in modo sostanzialmente difforme da una parte anche rilevante del suo partito, ma a cui lui bada molto, perché in questa idea della politica che interpreta la società, però è un'interpretazione che Moro tende a tradurre e a riflettere su un piano collettivo. Il partito che Moro ha in mente è un partito di voci libere e diverse, e anzi mi pare che questo sia continuamente insistito da lui, che la forza della Democrazia Cristiana sta nella sua diversità, cioè nel fatto di avere al proprio interno tendenze, interessi, se vogliamo, perfino culture differenziate. Il pluralismo che Moro ha in mente, e che è la regola fondamentale su cui si basa la vita sociale, che Moro ha in mente, è un pluralismo che parte, in un certo senso, che si riflette anche dal partito. Ed è il momento in cui la sensazione che questo venga meno si ribella. Però. Altra, e mi avvio rapidamente alla conclusione, molti punti avevo segnato, ma naturalmente il tempo passa, si è venuto su queste sezioni, non si è, le performance sono un po' scadenti. Allora, vorrei dire ancora questo. Prendo un altro momento, secondo me fondamentale, il discorso che Moro fa ai gruppi parlamentari democristiani nella 1974, all'indomani del referendum sul divorzio. Se qualcuno di voi a casa i discorsi o qualche libro su Moro, raccomanderei molto di andarsi a leggere oggi, all'indomani di un referendum, questo discorso, perché è un esempio di lettura possibile di un referendum che per lui e per il suo partito era stato micidiale, però è un esempio, a mio modo di vedere, veramente preclaro, di come si può leggere, anzi come si dovrebbe leggere, una vicenda referendaria. Ma non è questo che voglio, su cui vi voglio soffermare. Voglio piuttosto mettere in luce un altro punto, e cioè che in questo discorso di Moro vengono fuori, forse qualcuno di voi ricorderà che in questo discorso Moro sostanzialmente aveva due preoccupazioni. La prima era quella di evitare che in conseguenza del referendum la Democrazia Cristiana slittasse a destra, diventasse un partito conservatore di massa, diciamolo così, che era uno delle possibilità, dei disegni che ben presenti, del tutto legittimamente, ma è che era contrario alla visione che Moro aveva del ruolo del suo partito. L'altra preoccupazione però era quella di sostenere che sia i cattolici che avevano seguito l'onda, e quindi il partito e indirettamente la Chiesa, votando sì al referendum, perché sì voleva dire abolizione della legge sul divorzio, ma anche quelli che avevano affermato il no, e cioè che erano favorevoli al mantenimento del divorzio in Italia, avevano le loro ragioni e la loro coscienza doveva essere rispettata. Ma non solo, nella vicenda del divorzio, e questo è l'aspetto che mi preme di più rimarcare, Moro legge una delle grandi trasformazioni sociali che si sono verificate, e cioè il suo sguardo, in questo caso, è lo sguardo di un osservatore della società italiana, che si rende conto che, e lo dice esplicitamente, che la società è cambiata, è cambiata profondamente, e che quindi,
chi è, si pone, intende affermare i valori cristiani non può più farlo con gli strumenti della legge o delle norme che sono più o meno imposte dall'alto o da fuori, lo può fare soltanto standoci dentro. Qui nell'analisi che Moro fa della società italiana, che è arrivata a confermare la situazione sul divorzio, su cui non mi soffermo naturalmente, emerge secondo me con chiarezza il fatto che Moro utilizza molte delle formule del Concilio Vaticano II, anzi a un certo punto salta fuori anche l'espressione segni dei tempi, perché era la formula di Giovanni XXIII, che poi era stata ripresa, come ben sappiamo, da Gaudium et Spes. Ora, la cosa interessante è che lui parla di segni dei tempi, legge la vicenda divorzista in questa categoria, però della impossibilità ormai di una saldatura diretta tra l'essere cristiano e la pretesa che questo venga confermato e convalidato dalla legislazione pubblica, ma lo fa senza mai citare il Concilio Vaticano. Anzi, a questo punto faccio una domanda, ma senza la pretesa che mi risponda subito, è oggi: quali possibili quali possibili riscontri abbiamo, vero, della lettura da parte di Moro dei documenti del Vaticano II? Questo mi parrebbe un tema interessante. La cosa anche qui molto indicativa è che nell'utilizzare formule che erano anche formule teologiche, naturalmente penso al Dignitatis Humanae, il decreto sulla libertà religiosa, evidentissimo, qui c'è in controluce tutto questo, Moro lo fa senza però citare, diciamo così, la fonte originaria, che è un altro riscontro di questo riflesso, di questo atteggiamento, diciamo così, laico. Moro si impadronisce di queste formule, ma lo fa dall'anima. Chiudo, perché qui ci prendiamo qualcosa che ricorda inevitabilmente il luogo in cui siamo, cioè la nostra città di Torino. La chiamo ormai nostra, anche se io non sono torinese, ma mi sento il vostro concittadino, comunque concittadino e torinese, perché questa sua visione e questo suo modo di riferirsi, che apre dei squarci importanti sulla sua cultura, perché a parte i mucchi di giornale probabilmente leggeva anche dei libri e quindi insisterei nel dire che sarebbe forse importante, a parte molto, ma conoscere meglio anche la rete delle sue letture. Cioè, definisco con questo, c'è nell'ultimo discorso, che assume una valenza ancora più tragica, considerato il fatto che poco dopo averlo pronunciato fu poi rapito per essere successivamente ucciso dalle brigate russe, che è il discorso con cui lui giustifica non il compromesso storico, ma questo bisognerebbe forse, è difficile da far capire soprattutto ai nostri giornalisti, non il compromesso storico, ma giustifica l'idea che per un certo periodo vi possa essere un'alleanza di programma, politica, di maggioranza di programma tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Ebbene, questo concludo, sapete come si conclude questo discorso, che è un altro, secondo me, dei grandi discorsi di Moro, perché era difficile far capire attraverso quale ragionamento, è anche pieno di dubbi, continua a dire non sappiamo quale sarà il nostro futuro, finisce: sono certo che nessuno di noi lo farà, che noi procederemo insieme, cioè che nessuno sarà uno contro l'altro, credo concordando, se necessario in qualche modo discordando, ma con amicizia camminiamo insieme, dice Moro nel 78. E naturalmente la mia mente è andata ad una lettera pastorale di un certo vescovo Pellegrino, che portava esattamente questo titolo. Le grazie. Grazie.
grazie. Quando Claudio Donat-Cattin mi ha chiesto di partecipare a questo importante convegno, cercando di in breve tempo delineare il rapporto tra Moro e Donat-Cattin, mi è immediatamente venuto in mente che questo tipo di rapporto potrebbe essere ricostruito a partire da diverse letture e soprattutto da diversi approcci. Per ragioni di tempo io mi limito a offrire veramente solo qualche spunto che traggo per lo più dalle fonti epistolarie, come è già stato detto in fase di presentazione, su cui la Fondazione Donat-Cattin mi aveva offerto la possibilità di lavorare allorquando, insieme a Valeria Mosca, abbiamo curato la pubblicazione del carteggio inedito tra Donat-Cattin appunto e i principali leader democristiani. Tra le ultime attestazioni di stima di cui si è connotata la lunga amicizia tra Moro e Donat-Cattin vi è questo significativo passaggio di una lettera del settembre 1977. Scriveva Moro a Donat-Cattin: «La conversazione che mi auguro di avere con te sarà per me illuminante. Sento tutta la passione che porti nell'azione politica. Le cose che tu dici hanno un grande peso, sia che si tratti dei contenuti, sia che si tratti della formula politica». In quel documento Aldo Moro declinava l'invito di Carlo Donat-Cattin a partecipare al convegno di Forze Nuove di Saint-Vincent, in quanto, diceva Aldo Moro molto schiettamente, iniziativa di corrente. I due si erano scritti per spiegare il senso delle rispettive posizioni, con differenze anche marcate, ma che non intaccavano la stima reciproca. Questo e gli altri scambi che sono stati raccolti nel volume L'Italia di Donat-Cattin confermano la sintonia e le differenze che hanno caratterizzato i due personaggi, rivelando elementi inediti alla ricostruzione delle posizioni e in generale della vicenda politica di ognuno. Le lettere, presenti all'epoca per lo più nel fondo di Donat-Cattin, per quel che si è conservato, e molte probabilmente ancora da ritrovare e da raccogliere tra le carte di Moro, ci rivelano anzitutto tratti delle due personalità, sicuramente molto singolari e poco assimilabili. Del resto, Donat-Cattin non si sognò mai di diventare moroteo, così come Moro non avrebbe mai potuto essere forzanovista. Uso queste definizioni non solo secondo l'accezione che le riferisce all'articolazione per correnti all'interno della DC, ma per ciò che esse richiamano in termini di culture politiche e di espressioni di riflessioni politiche, quali traspaiono anche in alcune testimonianze che a breve riproporrò. Le altre definizioni che sono state utilizzate per cercare di dire qualche cosa sulla relazione tra i due politici sono risultate spesso parziali, poco convincenti. Cito quella di Indro Montanelli, per esempio, che disse che Donat-Cattin stava a Nino Bixio come Moro stava a Garibaldi, volendo con l'equazione sottolineare, stante il fatto che da giornalista non aveva mai dimostrato particolare stima né dell'uno né dell'altro, sia una sorta di subordinazionismo che l'equiparazione a due eroi risorgimentali antitetici quanto a popolarità e simpatia. Eccolo. Questo è un esempio di come l'iconografia può al limite risultare suggestiva, ma non rendere giustizia. Moro non fu certamente un Garibaldi, almeno sotto il profilo della vocazione rivoluzionaria, così come Donat-Cattin non si sentì mai subalterno di alcuno
e nemmeno dello statista pugliese. È più appropriato inquadrare il rapporto nei termini di una grande fiducia, quale portò per esempio a convincere Donat Cattin di accettare il consiglio di Moro di recarsi a giurare dal presidente Leone nel 1972, dopo essersi platealmente rifiutato in polemica con la formazione del governo monocolore di Andreotti, un fatto che molti di voi ricorderanno. Ecco, altre attestazioni simili sono legate a momenti precisi della vicenda politica che li vide protagonisti. Per tutte riprendo qui, ancora una volta già menzionata in altre occasioni, ma estremamente significativa, la testimonianza di Francesco Cossiga. Una testimonianza che meglio di tutte dà il senso del rapporto, a mio avviso, tra Moro e Donat Cattin. Scrisse Cossiga: ricordo un passaggio estremamente difficile della vita del paese e della Democrazia Cristiana, quello a cui faceva riferimento poco fa Francesco Traniello, quando cioè si addivenne all'accordo per la formazione di una maggioranza con il Partito Comunista. Moro volle parlare con ciascuno di noi. Io avevo con lui un rapporto particolare dovuto al fatto che ero stato nominato da Moro ministro dell'Interno e, adesso si può dire, ero stato nominato da Moro con il consiglio ed il suggerimento di Carlo Donat Cattin. Ricordo che in quei giorni Moro parlò con tutti e credo che impiegò non poco tempo a convincere Donat Cattin. Io capitai nello studio di Aldo Moro dopo che Donat Cattin era uscito. Ci incontrammo e lui era preoccupato. Vedevo che era uscito da un colloquio difficile in cui Aldo Moro lo aveva piegato, data anche l'estrema fiducia, quasi fideistica, che alla fine Carlo Donat Cattin aveva per Moro. Carlo Donat Cattin talvolta nei confronti di Moro aveva veri e propri atti di fede. Credo che quella volta ebbe un atto di fede. E Moro mi disse: vedi com'è andata, abbiamo discusso a lungo, ma credi, è importante il consenso di Carlo Donat Cattin, perché Carlo Donat Cattin è un pezzo della storia della Democrazia Cristiana, del movimento cattolico del nostro paese. Ecco, questa immagine, questa ricostruzione credo sia appunto importante proprio per la natura di testimonianza che rappresenta, ma anche per cosa può aver dato, probabilmente aver suscitato nei ricordi di Cossiga in questo caso, che scrisse questo ricordo nel 91 nel numero unico di Terza Fase in ricordo di Donat Cattin. Secondo invece la testimonianza autobiografica del leader di Forze Nuove, il terreno d'incontro fu squisitamente politico e partitico. Nel ricordare di non aver, cito, conosciuto nulla della vita familiare e privata di Moro, Donat Cattin sottolineava come avesse avuto, cito ancora, la continua offerta di un rapporto e di una conoscenza politica portati al di là della valutazione dello scambio razionali a un livello di compenetrazione dello spirito e di forte comune passione che hanno dato corpo a una lunga amicizia. Il momento in cui Moro divenne un punto di riferimento dialettico per Donat Cattin è alla fine degli anni 50, quando Moro succede a Fanfani nella carica di segretario nazionale della DC. Al congresso di Firenze troviamo che i due sono schierati su fronti contrapposti, perché la corrente di rinnovamento, ancora guidata da Giulio Pastore, sosteneva con il resto della sinistra democristiana Fanfani, mentre i Dorotei avevano scelto per lo schieramento maggioritario proprio Moro come capolista. Sarà il confronto politico sviluppato soprattutto in direzione a far approfondire la reciproca conoscenza,
insieme al passaggio delicatissimo del governo Tambroni. In quella vicenda le posizioni furono diverse all'inizio e comuni nell'esito. Moro avallò la scelta del presidente Gronchi, nonostante la ritrosia della DC e soprattutto la dura opposizione di sindacalisti e sinistra del partito. Poi, quel che accadde nel paese, con i momenti di tensione fortissima, spinse il segretario a forzare la mano per garantire una tregua democratica attraverso il governo delle convergenze parallele, appoggiato dai liberali e propedeutico alla stagione del centrosinistra. Donat Cattin divenne un riferimento sempre più importante anche per Moro. A rivelarlo c'è una significativa lettera del maggio 1962 in cui Donat Cattin richiama l'attenzione di Moro sulla realtà operaia e sindacale, le cui ragioni egli non solo voleva intercettare ma rappresentare in quanto alle origini del suo impegno politico. Scriveva dunque Donat Cattin a Moro: «Abbi pazienza con me se non condivido l'apprezzamento della trascurabile importanza nel campo nostro dell'elettorato operaio, dei lavoratori. Ne hanno come numero e ne hanno, oltre ai numeri, per la spinta politica che nascerà se si ridarà loro la fiducia nella democrazia e nella democrazia cristiana. Perché non vieni una volta a Torino o a Milano a parlare, a vedere sul posto come vanno le cose?» Ecco, anche in questi toni confidenziali, appunto, siamo nel 1962, si vede che tipo di franchezza, di dimestichezza ormai intercorra tra i due. Queste esortazioni invitano a mantenere un corretto rapporto anche con i socialisti, come attesta un altro passaggio di una lettera del dicembre 63. Cito: «Nessuno si illuda di mantenere i contatti col mondo socialista schiacciando l'espressione politica più qualificata del movimento operaio cristiano. Se dovessero essere intrecciati a questo costo, quei legami noi li sapremmo spezzare. E nessuno si illuda di fare accordi di potere interni di partito senza contare le sinistre permanenti nel momento in cui si dice di avviare una politica di centro-sinistra». Ecco, la schiettezza di Donat Cattin in questo caso potrebbe interpretarsi come azione difensiva rispetto alle proprie posizioni. In realtà essa anticipa una questione politica che affiorerà in tutta la stagione del centro-sinistra, ovvero come conciliare, io qui dico ideologicamente, la collaborazione con il socialismo, attesa l'impossibilità di battezzarlo, nel momento in cui quel connubio sembrò incrinare progressivamente l'unità politica dei cattolici. Ecco, fu in quella fase che si ebbe la massima condivisione tra Moro e Donat Cattin. Moro, tra l'altro, scelse Donat Cattin come sottosegretario alle partecipazioni statali nel 63, e quando seppe proprio la partecipazione diretta al governo dei socialisti. Le discussioni sulle riforme, sulle strategie del partito diventano particolarmente feconde. Di lì a qualche tempo Donat Cattin promuove e sostiene la nascita della rivista Sette Giorni, che oltre ai fermenti post-conciliari dedica particolare attenzione al pensiero di Moro, proponendosi di integrarlo con i contenuti della sinistra sociale. La strategia dell'attenzione nasce in questo contesto, dal dialogo più profondo con i socialisti e le frange riformiste del PC. All'affermazione di Moro, che cito: «Più le masse popolari avranno il senso dello Stato attraverso il proprio inserimento, più la democrazia sarà forte e le tentazioni autoritarie saranno eluse»,
Ecco, a questa affermazione fa eco il giudizio di Donat Cattin, secondo il quale l'esperienza del centrosinistra aveva valore nella misura in cui sarebbe riuscita a determinare, scrive lui, spostamenti di potere dai ceti conservatori alle forze popolari, dai centri economici privati allo Stato. Ecco, siamo nel periodo anche di massima consonanza nella visione del partito, dopo che Moro, lo si diceva poc'anzi, ha lasciato i Dorotei ed è passato anch'egli all'opposizione, mentre Donat Cattin ha ereditato la leadership di Forze Nuove per l'uscita di scena di Pastore. L'impegno profuso per il rilancio del centro-sinistra rappresenta il tratto comune di una cronologia affollata di crisi politiche, governi a termine, scissioni. Nell'intervista a Torresani, Donat Cattin riconoscerà il ruolo decisivo di Moro sia come protettore del raggruppamento progressista, nel momento in cui la dicotomia tra sinistra sociale e sinistra politica aveva offerto ai Dorotei la possibilità di mettere fuori gioco le ali del partito, sia come garante del rinnovamento della Democrazia Cristiana, allorquando la corrente di Forze Nuove aveva accarezzato l'idea, specie dopo il famoso convegno di Sorrento del 1968, di dar vita a un'altra formazione di ispirazione cristiana, in risposta al clima di contestazione che aveva portato, tra gli altri avvenimenti, alla fine del collateralismo con la DC e pur cause, mi viene da dire, con la sinistra del partito. Fine del collateralismo di parte dei movimenti ecclesiali e, proprio nel 68, in modo più eclatante, delle ACLI. Testimoniava dunque, siamo nel 1980, Donat Cattin nell'intervista a Torresani: il mio rapporto con Moro, il quale non chiese al nostro gruppo di attrupparci, diffonderci o altri simili pasticci, contribuì al mio permanere nella Democrazia Cristiana. Noi ci rendemmo conto che la separazione avrebbe significato sradicamento. Ecco, anche qui la scelta del termine sradicamento e non isolamento, per esempio, mi sembra particolarmente significativa. Chiudo con gli accenni di Moro alla terza fase, perché da questi accenni Donat Cattin prese poi le mosse per aggiornare la sua riflessione, non a caso confluita nella proposta di una rivista mensile, quella degli anni Ottanta, che molti di voi ricorderanno, dal titolo proprio Terza Fase, in cui la contingenza politica aveva portato la DC a non essere più padrona da sola del proprio futuro. E diceva Donat Cattin soprattutto per la perdita di chi aveva garantito il punto di equilibrio in tutti i più difficili passaggi politici della storia repubblicana. Detto diversamente, ciò che si poteva fare con Moro alla guida sarebbe stato impossibile farlo senza di lui. Ecco, questa circospezione verso il rischio di appropriazione indebita di Moro è l'approccio suggerito da Donat Cattin per accostarsi alla vicenda dell'ultimo Moro, ma forse all'intera vicenda di Moro. Credo da questo punto di vista che sia stata una lezione metodologica importante e tuttora di perdurante validità. Grazie. Guido Quadrato. Grazie. Ma a me pare che la cosa più importante nella riflessione che stiamo facendo questa sera su Moro riguarda l'unità dell'uomo, starei per dire, cioè cosa era Moro
nella sua esperienza politica, cosa pensava della politica, quali erano i limiti che lui poneva in ogni caso all'impegno politico, anche se considerato come un dovere, in generale per un cittadino, in particolare per un cristiano come lui. Poi sono importanti anche perché ci permettono di riflettere sul rapporto che Moro ha avuto con i tempi che lui avrebbe detto che ci sono dati da vivere, e quindi le ragioni delle scelte che di volta in volta lui ha compiuto. Io ho ascoltato il primo discorso di Moro al congresso di Firenze della Democrazia Cristiana, quando è stato appena ricordato, la sinistra, anzi le sinistre democristiane si schierarono con Fanfani contro la congiura Dorotea, che aveva costretto Fanfani a dimettersi dalla segreteria e dal partito della Democrazia Cristiana, e Moro stava emergendo come il grande tessitore, ma in quella occasione anche in qualche misura come la componente più aperta della maggioranza della Democrazia Cristiana, e non a caso dopo quel congresso è stato per alcuni anni segretario della Democrazia Cristiana, e credo sia importante riflettere su quell'esperienza, su come ha fatto il segretario del partito di maggioranza, su come ha cercato di legare continuamente i contenuti alle formule politiche. Questo è stato un po' il suo sforzo. Vuoi citare per tutti il Convegis di San Pellegrino, dove l'impegno del segretario della Democrazia Cristiana è stato quello di dare un progetto concreto ad una alleanza politica che si stava caratterizzando per l'apertura verso i socialisti. E notate che in quel convegno i personaggi che in qualche modo rappresentarono in quell'elaborazione programmatica il segretario del partito sono stati Saraceno, Andreatta e Prodi. Prodi allora molto giovane, quindi c'era un nucleo politico che permette di dire che Moro non è stato soltanto un solitario, come molte volte si è cercato di presentarlo per allontanarlo dalla più complessa esperienza politica che lo ha caratterizzato. Ma ripeto, in questo incontro mi sembra che la cosa più importante, quella che è opportuno sottolineare, è quella che riguarda la complessità del personaggio, e attraverso il riconoscimento di questa sua complessità il tentativo di comprendere a fondo le ragioni del suo impegno politico e delle sue scelte politiche. A me pare che il professor Renato Moro abbia detto già molto da questo punto di vista, c'è poco da aggiungere. Io vorrei direi più a conferma di quanto ci ha detto il professor Moro, fare due rapidissime citazioni prese da un ricordo su Moro, scritto da un suo grande amico, il quale ha inserito questo ricordo in un libretto che lo considera il più importante rappresentante della, sottolineo questo aspetto, generazione montiniana, cioè quella generazione che si prepara al postfascismo nelle associazioni cattoliche e che ha come punto di riferimento quello che poi diventerà Paolo VI, Montini come assistente della preparazione universitaria cattolica. È importantissimo che la sintesi che ci dà di Moro questo suo amico. Dice: lo studioso che ha portato nella politica il suo abito mentale di severità, di ponderatezza, di cautela, uno studioso che precede senza impazienza, senza vendetta, tenendo conto di tutto,
dei fatti e delle opinioni, delle notizie e dei consigli, sapendo che alla fine sarà sua la responsabilità di decidere. E poi aggiunge, per riferirsi appunto a questa polemica che lo presenta come un solitario, una solitudine che qualcuno ha chiamato superbia, ma che in realtà non è che l'inevitabile isolamento del capo che alla fine non può che affidarsi alla propria intuizione, parola richiamata più volte anche come con riferimento al suo linguaggio, e scegliere per sé e per gli altri con coraggio. È chiaro che è con riferimento a questo suo atteggiamento, a questa sua cautela, a questa sua continua riflessione, possiamo anche dire i suoi dubbi, come è stato detto prima, che qualche storico, per qualche storico la prudenza e il realismo di Moro è parsa una politica rassegnata e rinunciataria. In realtà era il rifiuto di ogni illusione conservatrice, esprimeva la coerenza e la fermezza di una linea che insieme alla modernità e la capacità di adeguarsi a situazioni diverse in un mondo che non è immobile. Moro era convinto che la storia non può essere fermata, può sbagliare chi spinge e chi trattiene, ma l'avvenire non appartiene a chi sta fermo. Ecco, questa è una riflessione secondo me importante e giusta per chi ha conosciuto Moro. Questa, anche il suo ultimo discorso, che è la sintesi di una numerosissima serie di colloqui con quelli che dissentivano dalla scelta che lui in quel momento sosteneva, si è ricordato il colloquio con Don Agatè, ci dicono che per Moro era più importante il consenso che non l'esercizio della forza, che sapeva che nella vita politica nel breve si può avere l'impressione che la forza sia prevalsa, ma nel tempo lungo, se non c'è il consenso, qui il significato del dialogo con la società, del convincere, del programmare le cose, si va di fronte a delle situazioni difficili che non reggeranno alla prova della storia. Quindi viene confermata da queste riflessioni che per Moro davvero, come scriveva, giovanissimo, quindi c'è una coerenza assoluta nelle sue riflessioni, nel suo orientamento culturale e politico. La politica non è tutta la vita e quindi bisogna avere chiari i limiti della politica. Se non sanno chiari i limiti della politica, c'è il rischio di creare delle situazioni gravi, ed è in questo senso che lui rifugge dalla politica tutto, che inevitabilmente finisce di essere totalitarismo. Lo è stato il partito fascista, ma lo sarebbe qualunque altra forza politica. Anche oggi c'è una tendenza nella politica di oggi, nelle diverse componenti della politica, ognuno per conto suo, a considerarsi il tutto. E questa non sarebbe mai la riflessione di Moro. Bisogna riconoscere che c'è una pluralità di posizioni, come nella realtà sociale c'è una pluralità di esperienze, di realtà concrete, che vanno tenute insieme dalla politica. Quindi in questo senso è giusto considerarlo, come è stato anche nella cronaca politica e non soltanto del suo modo di vedere le cose, un grande tessitore. Credo che poi sia giusto fare una riflessione sulle formule che Traniello ci ha detto in passato sembravano oscure, incomprensibili, mentre lette oggi aiutano a vedere dove le cose sono oscure, quindi esattamente l'opposto di quello che si immaginava. Aggiungo, io ho ascoltato molte volte Moro, ma anche nei colloqui, negli incontri riservati, non l'ho mai sentito citare, come noi siamo usati fare nei discorsi, qualche frase celebre a conferma delle proprie posizioni. Lui certamente le conosceva, ma non si nascondeva dietro quello che aveva detto qualche altro importante storico politico.
esprimeva la sua opinione, traduceva nelle sue riflessioni quello che era stata una lettura o una riflessione che aveva ascoltato. Ma vediamo, ad esempio, il problema, la terza fase. Lui parla della terza fase già al convegno di Napoli del 62, quando incomincia a delinearsi il lento declino della centralità democristiana. E quindi bisogna dare un'altra importanza alle alleanze politiche. Le alleanze politiche, quando la democrazia cristiana era il perno della vita politica, era quasi la maggioranza assoluta, lo era stato nel 48, erano, come dire, satelliti che giravano attorno al sole, ma non era più così, e non era così non per effetto di modifiche degli assetti politici, ma per effetto di modifiche strutturali del sistema, del modo di pensare della gente, come poi è certificato in modo clamoroso e inatteso anche dalle opposizioni, dal referendum del 74. Quindi grande attenzione a quello che cambiava, perché il titolo di questo incontro: la politica deve interpretare ciò che accade nella società. Non tutto quello che accade accade in ragione della politica, ma i cambiamenti mettono sempre alla prova la politica, e quindi il problema è di capire come si è in grado di interpretare, di guidare, di suggerire il processo di mutamento che è continuo, inarrestabile. Questa è una convinzione profonda di Moro, e vi ho letto una frase dalla quale questo emerge: si può resistere o spingere, ma non si può stare fermi, perché se no si è fuori della storia. Quindi c'è questa idea, entriamo in una fase diversa, una fase che ci metterà alla prova. Ma anche il problema delle convergenze parallele si è ricordato. Ma vedete, proviamo a riflettere così: due forze politiche che hanno, per la loro storia, per i loro programmi, una prospettiva diversa, ma che in un certo contesto concreto, per rispondere ai bisogni della società, devono convergere, convergenze, mica rinunciano alle proprie posizioni politiche, cercano di mettere in raccordo con quella che è la realtà concreta, le convergenze parallele. È un'idea che riemergerà in seguito in modo più esplicito quando si pone il problema di un rapporto col Partito Comunista, e Moro dirà chiaramente: ognuno conserverà le sue convinzioni, ma possono esserci due vincitori su due posizioni diverse. Se noi e i comunisti non troviamo un modo per trovare un punto di incontro programmatico, concreto, limitato, questo paese entrerà in una crisi che non si concluderà mai. Ed è questa la ragione per la quale molti storici sostengono che il declino sempre più rapido della Prima Repubblica inizia nel momento nel quale Moro è sottratto alla politica nazionale, cioè con Via Fani, col sequestro di Moro, con la sua uccisione, viene a mancare, per restare alla cronaca, si dice semplicemente, il leader politico credibile per Berlinguer. Ma non è soltanto questo, viene a mancare la persona che era capace di guardare i processi di cambiamento, considerandoli più importanti degli interessi di questa o di quella parte politica. E non a caso, poco tempo prima, quando si trattava di delineare una nuova strategia della Democrazia Cristiana, lui aveva detto chiaramente che erano a confronto due posizioni: idee senza forza, le sue, forza senza idee, quella degli altri, che lo contestavano ma non erano in grado di mettere in campo una prospettiva diversa dalla sua.
così come un'altra formula di crescita si può morire, può apparire, cosa vuol dire di crescita? Vuol dire che ci sono dei mutamenti che sono mutamenti di crescita, ma che determinano l'esigenza di equilibri diversi, nuovi, e quindi in qualche modo certe ipotesi politiche si esauriscono, non hanno più senso, bisogna cercare di eliminarle delle altre. E lui questo lo dice chiaramente quando nel 69, di fronte ai mutamenti del 68, alle grandi mobilitazioni sindacali del 69, dice al suo partito che deve essere opposizione a se stesso. Noi immaginiamo che un sistema democratico c'è la maggioranza e l'opposizione. Lui dice bisogna essere opposizione, cioè bisogna essere in grado di capire dove bisogna superare quelle che sono state fino a ieri abitudini e convinzioni e verificare che cosa c'è di nuovo nella realtà, cosa altro si deve fare per mantenere un rapporto positivo nella realtà del paese. Credo che una riflessione che ha una qualche attualità si può fare anche per quella che lui, che era stato costituente e quindi aveva partecipato alla stesura e all'approvazione della Carta Costituzionale, quando si pone rapidamente il passaggio da una polemica sull'attuazione della Costituzione ad una polemica per i cambiamenti della Costituzione, dice a suoi amici, persone autorevolissime in questo campo, penso a Leopoldo Elia, che lui non crede molto alle riforme istituzionali, crede che i problemi che il Paese deve affrontare sono problemi squisitamente politici e che non riguardano tanto l'organizzazione delle istituzioni quanto le scelte che le forze politiche e sociali sono in grado di fare. E credo che a questo proposito si dovrebbe forse riflettere di più su una parola che noi abbiamo imparato a recitare quando parliamo dei diritti della Costituzione. La Repubblica riconosce. Vuol dire che ci sono dei diritti nella società che la Repubblica con la Costituzione li fa diventare suoi, ma li riconosce, non nascono da una decisione politica, non nascono nemmeno dall'Assemblea Costituente, la quale li riconosce. Ecco, se c'è una affermazione che più di ogni altra ci spiega cos'è per Moro la società politica, è questa, è qualcosa che va anche oltre l'autorevolezza dello Stato, il problema della sovranità, è qualcosa di più profondo, e credo che qui siamo alle radici della visione morotea della vita politica. Per ciò che riguarda i passaggi politici, credo non ci sia molto da aggiungere, almeno in questa occasione. Certamente per Moro, fino all'ultimo suo discorso, l'unità politica della Democrazia Cristiana era fondamentale per la sua politica. Ha fatto delle scelte coraggiose quando è passato all'opposizione. Nella Democrazia Cristiana si cercò di soffocare questa voce attraverso regole elettorali, porre un limite alla rappresentanza. Chi è sotto quel livello non ha rappresentanza nei consigli nazionali, quindi nemmeno nella direzione della Democrazia Cristiana, e in quell'occasione si è creata quella alleanza che poi è durata fino alla fine tra Moro e le sinistre democristiane. E il riferimento all'esperienza di Donat-Cattin, che ha, come dire, così evidenziato questo rapporto da dare alla rivista della sinistra di Forze Nuove
il titolo Terza fase, ci dice cosa per lui ha significato, ma giustamente si è ricordato anche che nel momento nel quale Moro è passato all'opposizione, quindi ha rilanciato un ruolo di avanguardia, di modernità all'interno della Democrazia Cristiana, quella sua iniziativa ha favorito l'abbandono da parte di Donat-Cattin della tentazione di un altro partito, che nonostante non era una tentazione astratta, perché il segretario delle ACLI elabora questo altro partito, lo ha fatto, lo ha sperimentato con un insuccesso, ma in ogni caso questa era una tentazione del tempo, perché c'era il dissenso dei giovani, c'erano le lotte operaie, ma c'era anche il dissenso cattolico. Al referendum Fanfani immaginava di usare il referendum per ricompattare attorno alla Democrazia Cristiana l'elettorato cattolico, e invece quella vicenda politica ha verificato l'uscita dalla Democrazia Cristiana di esponenti importanti del mondo cattolico, che fecero altre scelte, che non considerarono più la Democrazia Cristiana il suo partito. Quindi sono passaggi delicati, importanti, ed è con riferimento a questi passaggi che Moro riteneva necessari all'unità, ma ha detto anche ripetutamente più volte che l'ispirazione cristiana era, come dire, il principio di non appagamento, ma che mai avrebbe dovuto essere cedimento a alcuna interpretazione clericale della politica italiana. Ecco, questo sono ricadute su alcuni passaggi della sua visione della vita, del suo modo di guardare ai processi storici, della convinzione che bisogna avere un progetto, bisogna saper prevedere il futuro, ma bisogna anche sapere che molte delle cose più importanti che accadono nella storia di un paese sono imprevedibili, e quindi soltanto il richiamo a dei valori più profondi che riguardano la nostra coscienza ci permettono, di fronte a passaggi imprevedibili, di trovare una strada che sia coerente con il passato, ma che si renda conto anche che se le cose cambiano anche la politica deve cambiare. Grazie. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro, anche l'ora suggerisce di concludere rapidamente, però io vorrei prendere solo l'ultima battuta di Guido Bodrato per significare una cosa che ritengo molto importante. Noi stasera non abbiamo contemplato il passato, noi stasera abbiamo riflettuto sul passato traendo, e in tutti gli interventi c'è stato, traendo diciamo stimoli, intuizioni, spinte, riflessioni, eccetera, per il nostro presente, e questo mi pare sia il senso positivo di questa iniziativa di stasera e di altre iniziative che noi facciamo. Grazie e buonasera a tutti.